Oggi inizia una nuova parte del festival che è dedicata a Tarkovsky, grande maestro del cinema russo ma internazionale. E oggi, come ieri sera, c'è stato un passaggio di testimone perché quel capolavoro di Michelangelo Antonioni, Il deserto rosso, chiaramente lo sceneggiatore era Tonino Guerra, e oggi proprio iniziamo con questo documentario con Tarkovsky e Tonino Guerra che vanno in giro a cercare i luoghi dove girare Nostalgia. Quindi faremo questa accoppiata di questo documentario e Nostalgia, poi è stato il film che lui ha girato in Toscana, guardando tante parti dell'Italia. Poi alla fine ha deciso che il posto più bello era proprio lì, più affascinante per lui. Questa cosa mi ha ricordato un po' quello che faceva Pasolini con il sopralluogo in Palestina, quando poi doveva girare il Vangelo secondo Matteo, che poi è stato girato a Matera. E avremo un incontro con Andrea Olivi, che è l'editore delle ultime cose che Tarkovsky ha scritto e anche delle cose che sono andate perdute, che sono state pubblicate magari tanti anni fa e che sono state perdute, come Scolpire il tempo, che è una delle opere fondamentali che ha scritto Tarkovsky. E continueremo nei prossimi giorni, avremo Zona Tarkovsky, che è uno spettacolo di una performance di danza contemporanea, poesia, immagini, musica, eccetera, dedicata a Tarkovsky. Poi avremo questo gioco di rimandi che io ho voluto fare, visto che proiettavamo Solaris, un altro capolavoro di Tarkovsky, nella versione integrale, cioè la versione che poi in Italia non era arrivata, cioè la versione di 167 minuti con dei pezzi anche aggiunti come erano voluti dal regista, che sono in parte in lingua originale e in parte, vabbè, la versione invece che aveva le parti doppiate del film. La risposta, quando uscì questo film nel 1972, era la risposta russa al film di Kubrick 2001, Odissea nello spazio, ma io amo molto più Solaris. Comunque li vedremo tutti e due, una sera Odissea nello spazio, una sera Solaris, e poi proietteremo il remake di Solaris, il film di Soderbergh con George Clooney, ma che chiaramente io considero di secondo piano rispetto al capolavoro di Tarkovsky. Stop! Se alla tua porta suona qualcuno e ti mostra strani tesserini o documenti chiedendoti d'entrare, non farlo entrare. Anzi, non aver timore e chiama i carabinieri. La tua sicurezza è il nostro mestiere.